Siamo tornati, una squadra fortissimi, amici di Canale 34, eccoci qui di nuovo in vostra e in nostra compagnia con uno specialissimo tifosi. Prima del debutto ufficiale la settimana prossima dopo Napoli-Roma, il big match Napoli-Roma di sabato prossimo e poi il ritorno atteso di Number 2 qui a Canale 34. Ma prima di questo ovviamente abbiamo voluto riconfermare una formula che ha avuto un successo strepitoso lunedì scorso e noi vi ringraziamo davvero di cuore per questo. Ci avete scritto in tanti sulle nostre pagine Facebook, qui in redazione. Vogliamo riascoltare assolutamente con grande attenzione quello che ci dicono i nostri ospiti sul momento attuale del Napoli, che fortunatamente si rilancia alla grande in campionato vincendo con il Verona 6-2 dopo la maledetta sconfitta invece in Europa League contro lo Young Boys 2-0 con le contestazioni. Di tutto questo ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti a partire, è tornato perché quello è stato uno dei più grandi acquisti di quest'anno di Canale 34, Salvatore Bagni, bentornato Salvatore. Un piacere, veramente. Ma quanti ti hanno chiamato dalla settimana? Tanti, tanti, veramente da Napoli per complimentarsi, non con me, ma per la trasmissione, perché si è parlato di calcio, con intensità, tanto... sai come ci vuole il calcio europeo, ci vuole intensità, noi abbiamo parlato di calcio con intensità. Sì. A proposito di intensità, Gianni Di Marzio, eccoci Gianni. Ma io te l'avevo detto prima. Ma ti ho detto... Questo ma... le... Ti avevo detto che non si cominciava oggi con Number 2, perché state facendo delle cose eccezionali, ho visto lo studio. L'ho visto anche, però voglio dirti che abbiamo anche insistito su questa formula che ha catalizzato veramente tantissimi. Perché parliamo di calcio, la gente vuole questo, vuole avere un confronto con loro stessi e quindi devo dire che è una formula che è tutto sommato di grandissimo successo. Sai che il speciale tifosi è arrivato al suo 8° anno di consecutivo? Vabbè, è arrivato o non è arrivato? Infatti è arrivato in concomitanza col fatto che il Napoli finalmente ha fatto una grande gara, ha vinto non bene, benissimo, e quindi dobbiamo fare anche i complimenti, è inutile stare lì sempre. Lo facciamo, assolutamente lo facciamo, confermatissimo ovviamente, il suo blog di Repubblica va veramente, sono andato a curiosare tra i tantissimi commenti dopo i pezzi, i graffi del maestro Antonio Corbo. Ciao Antonio, bentornato. Ciao. E tra i graffi, tra i commenti dei graffi nel tuo blog c'era di... Ma rimanete con questa formula assolutamente, perché è piaciuto molto anche qui. Sì, però tu mi sembri quella pubblicità dei telefonini. Sì. Qua, attenzione, quale? No, dove c'è quel protagonista che non sa se è stato sostituito o no. Ti stai facendo una specie di autopromozione, perché o difendi questa formula perché l'editore ti ha già sostituito per Number 2. E invece io difendo la formula di Canale 34. Vedo una nostalgia del futuro, no, come si dice. È una formula vincente quella di Canale 34, sia essa Number 2, sia essa tifosi, sia qualsiasi altra produzione, perché... Prima di presentarvi l'ultimo ospite, ricordo sempre a tutti che la storia siamo noi. Gli ho fatto questo regalo perché lunedì scorso non c'era, non l'aveva vista. Ciro Venerato, bentornato, curatore della rubrica di mercato La Domenica Sportiva, appuntamento imperdibile. Ciro, bentornato. Grazie, bentrovati. Sono strafelice di rivedere Gianni, di rivedere il mio amico e maestro Antonio, ma soprattutto fammelo dire, faccio i complimenti perché sono stra contento di abbracciare e rivedere il mio carissimo amico Salvatore Bagni. Insomma, grazie. Veramente sono stato felicissimo di sapere che questa notizia. Abbiamo finito la trasmissione. No, fammi capire. Io ti confesso una cosa, io da ragazzino ho avuto tanti miti, no, del Napoli. Il primo è stato Savoldi, che ha allenato Gianni Di Marzio. Però in assoluto, anche più di Maradona, il calciatore, perché io da ragazzino... Da ragazzino, in maniera maldestra, in compagnia del mio amico del cuore, Vittorio Morgano, che saluto con affetto, giocavo in mediana. E il mio idolo in assoluto, Salvatore lo sa, quante volte te l'ho detto, ti ringrazio. Era Salvatore Bagni. Infatti, quante volte giocavo, Vittorio per caricarmi, no? A volte giocavo bene, dai Bagni, vai. Quindi immagina poi diventare, poi grazie al lavoro che ho fatto, amico di uno che è stato il mio mito da ragazzino. Non è finivi stato mai le partite perché ogni tanto ti buttavano fuori e non le concludevi. Che vuol dire? Vuol dire che deve fare il bravo stasera? No, ma già Ciro è bravissimo. Qua dobbiamo capire che cosa sta succedendo anche in proiezione futura, non soltanto nel presente, ma partiamo dal presente. Partiamo dal presente perché il successo di ieri del Napoli contro il Verona
Verona 6-2 dopo aver subito un gol clamorosamente dopo 26 secondi ad opera di Alfredson. La situazione veramente era molto critica, ma il Napoli ha avuto una reazione di una veemenza, di una forza. Sembrava, voglio dire, finalmente il Napoli dell'anno scorso. Ma mi rivolgo immediatamente a Salvatore Bagni e poi coinvolgo tutti quanti gli altri. Che cosa scatta? Cioè, voglio dire, è questo il vero Napoli? Cioè, quello che abbiamo visto ieri con gli occhi assatanati su ogni pallone, mille occasioni da gol, ci voleva il gol di Alfredson? Oppure, cioè, è stato soltanto un attimo la reazione di questa partita? Cioè, è stata sconvolgente, è stato talmente bello che è sembrata questa volta un'eccezione rispetto alla normalità. Aveva ragione il Presidente, perché aveva dichiarato un sabato che è andato a trovarli a Castel Fortuna e aveva detto: li ho visti motivati. È vero. Ed è vero, ed è vero, perché non c'è mai stata partita, nonostante il gol subito dopo pochi secondi. Il scatteggiamento del Verona ha dato là, ha aiutato, perché sono stati assolutamente rinunciatari. Però la qualità della squadra c'è stata tutta. E diciamo che abbiamo ritrovato Higuain, abbiamo ritrovato Amsi, che era importante in una partita del genere dopo una bella prestazione. Adesso io mi aspetto che a Bergamo, un campo difficilissimo da sempre, e con la Roma, si possa continuare, perché adesso solo per recuperare terreno bisogna solo vincere, assolutamente solo vincere. Allora, visto che c'è la possibilità di poterlo fare con la squadra, con questa squadra, ricordiamo gli obiettivi di questa squadra all'inizio del campionato. Salvatore ha fotografato il momento positivo, eccezionale di questa gara. Dalla partita. A mio avviso, anche sul piano psicologico, prendere un gol dopo 30 secondi e riuscire a mantenere la tranquillità con un giro palla continuo, collezionando 10, 11, 12, 13 calci d'angoli, dove si è veramente arrivati al momento per far gol, perché la reazione è stata positiva, tranquilla, in un'area però che già si respirava abbastanza di tensioni, siamo attenti, perché se il Verona avesse fatto disgraziatamente il secondo gol era proprio in barca, quindi la squadra ha reagito molto bene. Si poteva fare di più sugli esterni, il 2 contro 1 con le sovrapposizioni, specialmente a sinistra con Gulam, dove Insigne ha giocato per 2, forse anche per 3, ha fatto, a mio avviso, una gara eccezionale. Però i nostri problemi nella fase difensiva, caro Salvatore, onestamente rimangono, e bisogna cercare di migliorare e cercare di capire da parte del tecnico, a cui io do molto merito, perché tu giustamente parli del Presidente, io stasera parlo della... No, io dicevo delle dichiarazioni del sabato del Benitez Presidente. Ha gestito benissimo questa settimana, ha gestito benissimo anche la contestazione fatta a Berna. Non diciamo che quella contestazione abbia sortito un effetto positivo, perché andremmo veramente, diciamo, nel ridicolo. Però certe volte la tensione che gli dai addosso ai giocatori, e tu sei un buon testimone, devi dire tu che hai giocato ad altissimi livelli, se veramente il giocatore si sente responsabile una volta e per sempre di dare più di quelli che normalmente dà. Sai cosa mi è piaciuto? Ho rivisto la squadra dei fraseggi con passaggi veloci, dando la possibilità a tutta la squadra di salire in contemporanea, cioè la squadra si ritrovava con i fraseggi, con il gioco, tutta nella metà campo del Verona, e a quel punto era molto facile recuperare il pallone. Il Verona è stato abbiamo per diversi minuti Salvatore, che non è uscito dalla prima metà campo. Abbiamo ritrovato anche un Maggio che aveva una buona gamba sulla fascia, perché fino a ieri Maggio anche lui ha avuto sempre dei momenti un po' così stentati, proprio dal punto di vista della continuità. Però obiettivamente dobbiamo dire, recupero palla mi è piaciuto, perché le difficoltà di questa squadra, non solo quest'anno ma anche gli anni passati, è che quando chi recuperava palla nella metà campo aveva il tempo, la squadra avversaria o il giocatore avversario era in possesso di palla e aveva il tempo di pensare, 3, 4, 5 giocatori uscivano e a centrocampo andavano in difficoltà e di conseguenza anche la difesa. Ieri sera non c'è stata possibilità, perché quando perdevano palla accorciavano sul portatore di palla e la palla ritornava a Napoli. Quel primo gol, come dici tu, e hai ragione, andava evitato, perché i centrocampisti lì, ho capito, ma no, è perché abbiamo vinto, abbiamo festeggiato. No, perché non dobbiamo festeggiare, questo abbiamo detto. Partiamo un attimo per analizzare questa partita, adesso coinvolgo Ciro ed Antonio, analizziamo questa partita, ma dobbiamo immediatamente, Salvatore l'ha già detto, proiettarci, perché ricordiamo che mercoledì c'è un turno di campionato fondamentale, la partita di Bergamo. Per me, non voglio anticipare un argomento che tratteremo tra poco, tratteremo il turnover, se deve cambiare o non deve cambiare, con calma, però la partita di Bergamo è fondamentale. Sapete cosa significa battere l'Atalanta e andare a giocare sabato uno scontro con la Roma, che di nuovo il San Paolo sarà zeppo? Perché se vinci, se veramente, come dici tu, dovesse
vincere, tra virgolette, diciamo, a Bergamo. Tocchiamo qualunque ferro, non ne vedo. Guarda, come no, sta sotto. Allora, tu e batti la Roma, sei a due punti. Perciò, voglio dire, okay. Arriviamo dopo a perché questo. Non sognare, completiamo la reazione. Spiegatemi, Ciro Venerato, spiegatemi, Antonio Corpo, che è successo ad Amsic? Dove è tornata la cattiveria di Amsic? Dove è tornata la cattiveria di Higuain? Anzi, a proposito, mi fate sentire che cosa dice Benitez a Sky su Higuain. Questa storia dei leoni in gabbia mi è piaciuta molto. La voglio risentire proprio un attimo per farvi capire. Benitez si è inventato tra Cazzim e compagnia varia, eccetera, si è inventato anche la storia dei leoni in gabbia. Sentiamo un attimo Benitez tra gli amici di Sky. Tra Cazzim e questa metafora della gabbia mi ricordo il miglior Pesaola, insomma, nel senso che ho molto apprezzato le sue battute da personaggio, insomma, tipico istrionico spagnolo. Quando vuole ti regala ogni tanto un titolo, insomma. Purtroppo non lo fa spesso, perché spesso le sue conferenze stampa sono l'esatto opposto di quello che puoi mostrare in campo, cioè sono spesso conferenze stampa in cui trionfa il nulla, in cui si parla addosso volutamente, però poi dimostra che quando vuole e magari ha anche il morale giusto, sa anche tirar fuori la metafora che ti reagisce anche un titolo. Detto questo, sulla partita di ieri vorrei solo aggiungere due cose per non ripetere ciò che ha già detto saggiamente Di Marzio e Bagni. Allora, la partita di ieri conferma un trend che era già iniziato in campionato, perché se noi eliminiamo la parentesi di Berna, anche perché quella era un'altra formazione rispetto all'11 che solitamente propina. Non dobbiamo andare a giocare con un'altra squadra, cioè non incominciare a farmi arrabbiare. Sì. Dobbiamo andare con la migliore formazione. Scusami Gianni, sai che Ciro, perdonami, intanto siamo veramente... Allora io faccio sai cosa ha detto Benitez ieri? Sai cosa ha detto Benitez? Che il Napoli ha vinto questa partita. Perché non hanno giocato bene. Ha detto così. L'ha detto, ma non lo pensa. Come non lo pensa? Che lo dice un perché uno spesa la sua intelligenza se veramente l'avesse pensato. Allora, così ha detto. Il campionato, la partita di ieri, comunque è la parte apicale di un processo di crescita che si era già visto in altre gare di campionato. Segnalo 50-60 minuti che a me sono piaciuti, ho apprezzato col Torino, rispetto ai 30 che invece non ho apprezzato. Ieri, da 50-60 minuti, credo che siamo passati ad almeno 80-75. Cosa ci ha detto la partita di ieri? Due cose. La prima è che le grandi qualità offensive, l'idea di gioco che abbiamo spesso apprezzato lo scorso anno, non con la necessaria continuità, ma abbiamo apprezzato, si è finalmente rivisto. Cosa che in questo abbrivio di stagione, in questo percorso, si era visto veramente a sprazzi. Comunque avevano predominato le ombre rispetto alle luci. Però la gara di ieri, anche una gara stradominata, dove c'è un record di possesso palla, un record di calci d'angolo, un record di palle gol, credo 12 più un palo, un gol annullato regolare, eccetera, eccetera, ci consegna però anche contro un Verona oggettivamente copia pallida della squadra che lo scorso anno abbiamo apprezzato sino a gennaio con Giorginio, Iturbe e Romulo, una squadra che al di là del gol iniziale si è fatto rimontare e sul 3-2 il Verona ha lambito anche il 3 pari con quello annullato. Ecco, il Napoli concede ancora troppo rispetto al passato, ha concesso meno. Ora queste due gare ci diranno se il processo di crescita esponenziale per quanto riguarda la manovra offensiva da graduale diventa costante e la fase di non possesso, io più che di difesa parlo sempre di fase di non possesso, ridiventi equilibrata. Io, lo dico adesso, continuo a palesare dubbi per come è composta la rosa e per le qualità fisiche, dinamiche e tattiche di alcuni componenti. Ok, perfetto, è la tua. Abbiamo preso i gol nelle ultime partite con cross dalla tre quarti, come anche contro l'Inter. Ciro ha perfettamente ragione, ma se mi permette... Non sono d'accordo sul finale della sua... Altrimenti qua facciamo come a scuola, parlo io... No, Antonio Corpo, possiamo sentire un attimo. Ma scusi, abbiamo preso un gol a Milano all'ultimissimo secondo, che dovevamo sgonfiare il pallone e portarcelo a casa con un cross dalla tre quarti. E non è stato fatto. Invece di sgonfiare il pallone e portare a casa, invece Antonio, che cosa è successo ieri? Cosa gli è successo ad Amsic? Cioè, Amsic, abbiamo parlato lunedì scorso, che era scomparso. Dov'è? Non può dare spazio a destra, non può dare spazio a sinistra, avanti, indietro. Cioè, ieri era dovunque. Cioè, scatenato Amsic, Higuain si è mangiato il pallone, gli altri correvano come dannati. Cioè, che cosa è stato? Che cosa può essere stato?
di produzione, sì, che è andato a comprare un pallone solo per Di Marzio. Ah, il pallone solo per Di Marzio. No, perché la settimana scorsa era il ping pong. Così comincia a palleggiare la settimana scorsa, però parla sempre lui. Hai ragione, hai ragione. No, io però mi piace tu, ascoltare. Siccome tu sei uno molto attento e mi hai fatto gli articoli, mi piace molto ascoltare. Che veramente avresti dovuto avere i regali, non solo di Natale, ma a Pasqua, pure a Ferragosto. Allora ti dico, se tu vai a controllare, per quello che riguarda me, nel mio piccolo, tra Serie C, Serie B e Serie A, io gol dall'85 al 90 ne avrò preso proprio 3. Il minimo. Allora, sai, me le partite finiscono. Perché il pallone una volta era uno solo, poi il pallone lontanissimo. C'ho 3 minuti per ritornare quel pallone. Perché, perché con te in campo peggio ancora. Il pallone sempre gli vola in primo. Però è vero quello che hai detto. Io sono stato veramente contento dei gol di Hamsik, perché io non sopporto i discorsi ottusi e continuavo sempre a sentir dire la solita cosa, è il modulo, nel modulo di Benitez soffoca. Siccome prima di vedere il calcio e capirne un po', io ho fatto per una vita il cronista, mi sono informato. Allora, non c'è stata partita negli ultimi 2 anni in cui Benitez non abbia detto ad Hamsik: vai dove vuoi per il campo. E i grandi giocatori riescono, quasi avessero il pilota automatico inserito, a cercare la posizione giusta. Era lui che, con molta astuzia, si assentava dal gioco, andava un po' in vacanza sulla sinistra e aspettava che si aprissero dei varchi per fare il centrocampista di inserimento, perché lui aveva capito, essendo astuto, che non è importante correre per un centrocampista o per lui, ma è importante segnare. La sua valutazione era direttamente legata ai 12-13 gol che faceva, come ti ho detto la settimana scorsa. Lui ha capito, come tutto il Napoli ha capito, che avevano toccato il fondo a Berna e che c'era insofferenza nell'ambiente. Chi fuggiva, e gli 8.500 abbonati ti danno la dimostrazione di una civiltà di contegno da parte di questo pubblico, perché la grande risposta che ha dato il pubblico di Napoli alla campagna avara e maldestra del Napoli, al mercato maldestro del Napoli, è stata che hanno comprato pochi abbonamenti e si è affievolito l'entusiasmo. Quella è la risposta da pubblico veramente civile, direi persino britannico. Allora, questi giocatori hanno capito di aver toccato il fondo e, dopo aver toccato il fondo, credo dopo il gol subito, hanno avuto la reazione di chi all'improvviso si sente aggredito dalla sfortuna, da tutte le circostanze negative, e tutti insieme hanno reagito ritrovando d'incanto una identità di gruppo. Io sposo assolutamente questa tesi. No, io sposo questa. Ti voglio dare anche un altro contributo. Vi faccio vedere insieme, anzi, le commentiamo proprio insieme. A fine partita, la faccia, Salvatore, mi affido anche a te, la faccia giuliva di Higuain. Guardate che cosa ha fatto a fine partita Higuain. Non c'era tantissima gente ieri. Non c'era tantissima gente ieri. Ha fatto il gol al 43esimo del primo tempo. Onestamente, fino a quel momento, se io gli avessi dovuto dare la sufficienza, io non gliela davo. No, sì. Qua dobbiamo, se no, io non so più da piedi in giro, né a Gianluca Pigliotti, né a lui, né a gli amici che ci ascoltano. La tua onestà, allora, è riconosciuta. Poi il secondo tempo, siamo attenti. E il Verona ha subito il 2-1 e si è buttato avanti con molto scriteriatamente, ha messo in condizione ad Hamsik di esprimersi sulle ripartenze negli spazi liberi, vuoti dei 30 e dei 40 metri, come succedeva con Lavezzi e Cavani. Stavolta è successo con Higuain, con il Cale Conate e con Insigne, che ha fatto una grandissima partita. Bravo Insigne, guarda Lorenzo, la percussione verticale. Quindi Hamsik ha giocato il secondo tempo come dovrebbe giocare sempre con gli spazi avanti. La percussione verticale di Hamsik, che ha dato poi la stura al gol di Higuain, mi ha ricordato alcuni movimenti che faceva Hamsik, Antonio, ricorderai, con Reja. Perché lui è, quando andava, per come si è messa nella partita, si è messa proprio, proprio dal punto di vista tattico, nelle condizioni proprio ideali per un giocatore come Hamsik. Due cose su Hamsik. La prima, dovete assolutamente dimenticare che un calciatore come Hamsik sia continuo nel suo rendimento. Lui è un giocatore, una volta Antonio Corbo proprio su Repubblica, anni fa, ai tempi di Mazzarri, coniò un bel termine per Hamsik, il semaforo, no? Perché a volte è rosso, a volte è verde. È il faro del porto. Il faro del porto. Allora, Hamsik, allora, partiamo dal presupposto che Hamsik è Hamsik, è quello. Cioè non è, non sarà, non è e non sarà mai, per dirti, perché in passato fu parecchio, un Lampard, cioè un giocatore che ha quel tipo di continuità di rendimento, al di là del fatto che sono due giocatori che occupano due zone del campo, tra l'altro antitetiche. Comunque,
uno gioca più basso, l'altro è molto più avanzato. Quindi proprio è un giocatore fatto così, che vive di luce di riflessi, ma sprazze. Secondo, io credo che il modulo comunque c'entri, nel senso che, essendo un giocatore, secondo me, al di là del proprio dell'atteggiamento tattico più che del modulo, il Napoli è una squadra, Antò, che quando cerca di fare la partita è a gamba, attacca, quindi come è una squadra che va in forcing e non gioca di contropiede, non gioca di rimessa, perché fa il cerca il Napoli di fare la partita. Hamsik, per caratteristiche, e ieri si è visto, dà il meglio di sé, ecco perché ricordavo quella percussione verticale che vabbè, mi ricordava ai tempi di Reyes, quando c'ha lo spazio, che certo. Quando ha lo spazio va. È una caratteristica. Quando invece il Napoli si raggomita nei 30 metri perché deve fare la partita, deve giocare, senti, si vede meno. Io o sbaglio? Sono convinto o sbaglio? Che Antonio abbia detto le parole giuste, cioè Benitez gli dica tu vai a cercarti la posizione. No, conferma, ha detto anche Benitez a fine mettere no, lo dice. Ma se a sinistra, te l'ho detto l'altra volta, se a sinistra c'ho Insigne o Mertens e a destra c'ho Caleon, lì non ci posso andare, anche se mi dice di andare dove in quella... vuoi. Esatto. Perché tu hai visto che giustamente si è sempre detto che Hamsik parte dal centro-sinistra, partiva dal centro-sinistra e si inseriva, giusto? Tu mai visto che magari Insigne era nella posizione di Hamsik o Caleon? No. Allora, vuol dire che in quella posizione sono bloccati perché sono due ali. Si sentiva poco importante per la squadra, anche se era utile perché si muoveva, giocava di squadra, ma non finalizzava, ma non per un discorso per se stesso. Giocava, è un altruista, giocando per la squadra. Ha fatto molti assist. Io ti ho caricato facendo di quella domanda, te ne faccio una seconda al volo. Ma quante partite erano che non facevo con l'Hamsik? Sai cosa sono convinto? Dimmi. Tornando alle parole di Benitez che diceva non hanno giocato con lo Young Boys a Berna e allora hanno vinto. Io sono convinto che in queste due partite, lo dico, poi mi sbaglierò, che tra Bergamo e la Roma farà massimo un cambio e giocheranno tre partite consecutive. Ah, allora già mi vuoi anticipare subito l'argomento che io volevo discutere. No, io sto dicendo il mio pensiero, ma mi sbaglierò. Se c'è stata una partita che dava meno importanza, bisogna dire questo, ha dato meno importanza una partita di Europa League dove si pensa e tutti noi pensiamo che il Napoli arrivi primi in quel girone, poi vedremo. Poi vediamo. E ha dato meno importanza, è ovvio. Adesso in queste tre partite, che sono sempre tre partite in una settimana, anzi, in sei giorni, la formazione se cambierà un giocatore. Fermi tutti, Salvatore, e a Roma, guardala, mi ha anticipato. Scusa, non lo sapevo. No, questo è il bello, ragazzi, è il bello della nostra trasmissione, perché giustamente tu stai centrando, guarda, ti scrive anche, c'è un nostro amico che ci sta scrivendo sulla pagina Facebook, si chiama Angelo Di Giovane, che dice, per il grande bagno ho notato che finalmente Napoli è tornato ad avere lo sprint veloce, cosa che era mancata fino ad ora. La preparazione atletica, il turnover di Berna, ce l'aveva anticipato loro. Ma anche l'altro motivo, perché l'anno scorso, la settimana scorsa, questa non era una squadra di compagni che giocava tutta insieme per vincere, era una squadra di concorrenti, ognuno andava a cercare un posticino al sole, andava a cercare il tiro, a cercare il gol personale per mettere a posto i suoi interessi e il suo prestigio. Invece quando tutti insieme hanno toccato il fondo, tutti insieme hanno reagito. È vero. Mi fate vedere la formazione che potrebbe, arrivo Gianni, che potrebbe giocare a Bergamo mercoledì, perché a questo punto io la tenevo già pronta. Ah, non lo sapevo, non è preparata. Non è preparata, lo sai Salvatore, però che cosa ho fatto io? Vi ho messo quella che probabilmente la formazione titolare, che io la penso come Salvatore, insieme alla redazione, insieme ad Angelo Rossi abbiamo pensato che questa sarà la formazione, vi abbiamo messo però le alternative, cioè secondo noi Hiller e Mertens potrebbero giocare dal primo minuto, Hiller e Mertens, e poi vi abbiamo messo... Ma questo è secondo la vostra logica, no, secondo la logica di Benitez. E che cosa succede? Perché se tu valuti la logica... Scusa Salvatore, se tu valuti... Il Benitez, le formazioni che ha cambiato dall'inizio del campionato, l'ha cambiato ogni domenica. Certo. Ora, nonostante a Berna non avesse schierato questa formazione, quella formazione che è andata in campo doveva vincere lo stesso. È vero. Sì, è perché bello. Perciò lui pensava, ha pensato malamente, perché a questo punto il risultato è stato a favore dello Young Boys, che anche quella squadra mandata in campo potesse fare risultato. Io però, a quel punto, un punto. Avrebbe tagliato fuori lo Young Boys. Formazione e sarebbe stato finito il discorso. Ma pensate anche a Udine. Anche a Udine. Sì. È ancora più grave, perché se il discorso dello Young Boys dice vabbè ok, è più una questione di forma che di sostanza, perché pure se perdiamo il Napoli passa il turno perché è inserito in un girone dopo lavoro ferroviario,
Invece il turnover suicida di Udine, no, perché sono tre punti, tocchiamo ferro, no, come che, ti spero, fai, che spero che non risultino il pallone poi importanti in chiave Champions, perché quel turnover fatto a Udine, quella formazione messa in quel momento lì, sì, è stato un gravissimo errore. Vedo Di Marzio, perché no, no, dai, che non mi fa parlare. Vedo Gianni in astrenza, fatelo parlare. No, no, io voglio sapere da voi. Allora, Salvatore si è espresso, e io la ripeto, con la redazione l'abbiamo pensata alla stessa maniera, senza parlarci prima, come facciamo di solito. Secondo me non fa turnover con l'Atalanta, è troppo importante vincere la partita di Bergamo, però c'ha sabato la Roma. Ho è capito. Lo stesso, rigiocano gli stessi giocatori con uno, massimo due cambi. Io penso che massimo due cambi o preconizzare ciò che fa Benito. Perché adesso allora, sono fondamentali, non può far turnover. Il mio parere personale è fare quello che dice Gianluca alla redazione, sottoscriverei questo 11 senza se e senza ma. Poi, da giornalista, ciò che preconizzo, conoscendo le abitudini di Benitez... Cambia, tu dici che cambia. Temo che possa perché c'ha un impegno con la Roma a meno di 48 ore dopo Bergamo, perché Napoli gioca sabato, neanche domenica. Alle 15, Gianni Di Marzio... Però quando parliamo cambia qualcosa, non il turnover selvaggio. Gianni Di Marzio e Antonio Corbo su questo argomento che per me, ribadisco, è fondamentale. Che so fare qua? Fare che cosa? Come che stai a fare qua? Io ho fatto allenatore, Bagna ha giocato a capo, parlate voi. No, ma come parlate voi? Ma come del mio pensiero? Come parlate voi? Non parla Antonio, giustamente avete detto... Voglio sentire sul vostro pensiero su questa cosa, qua, che per me è fondamentale. Che dica prima Antonio. Non ti vuoi confrontare perché hai paura della sfida? No, ho paura, certo. Fatti coraggio. Ho sempre avuto paura. Antonio, comincia tu. Allora, c'è qualcosa che bisogna sapere di Benitez. Esatto. Perché molte scelte di Benitez possono sembrare un po' irrazionali e cerebellotiche. Bravo. E io mi sono informato, come deve fare un giornalista. Certo. C'è una specie di casellario, come in tribunale, che lui ce l'ha sul computer. Quando finisce l'allenamento del Napoli, Benitez non va a casa, oppure come una volta faceva Chiappella, Di Marzio e gli altri, si va a parlare con i giornalisti. Lui si riunisce con lo staff e aggiornano la banca dati. Che cosa succede? Chi vede il Napoli vede che un giocatore ha giocato una partita strepitosa, diciamo da 7:30, si aspetta di rivederlo nel turno successivo. Certo. Loro non solo si scambiano delle opinioni sull'attualità, però vanno a guardare, questo è un segreto che io ho rubato allo staff, vanno a guardare i precedenti. Ci sono dei giocatori che fanno, per esempio, è il caso di Mertens, l'anno scorso è successo, che fa due partite strepitose, puntualmente la terza la sbaglia, perché loro su ogni partita hanno anche delle curve di rendimento. Sì. E allora se il computer ti segnala che quel giocatore, diciamo Vigliotti, fa tre partite di seguito e la quarta la sbaglia, tu tifoso, tu giornalista, vedi che questo giocatore alla terza partita ha fatto una prova da 7:30 e ti stupisci perché nella quarta partita non lo vedi. Perché? Perché il computer, cioè questa specie di grande fratello, questo archivio informatico che ha lo staff, non dimenticate che lui ha brevettato addirittura un sistema che su internet si trova, a un certo punto ti segnala, guarda, questo allenatore, questo giocatore più di tre partite ad alti livelli non te li fa. E tu ti sorprendi perché non vedi il miglior giocatore della prova precedente in campo e quello è assente. E quindi lui ragiona in questo modo, è un modo abbastanza moderno. Gianni, un attimo. Io penso sempre alla prova del campo. Si può discutere. Però questo è il metodo, questa è una mia rivelazione. È una notizia interessantissima, Gianni. Voglio arrivare anche a te, perché questo è un argomento ovviamente interessante, che Benitez giustamente dice, Higuain gioca due partite. Ma secondo te Benitez, da maestro di calcio che ha ottenuto risultati a livello internazionale, ma va dietro a un computer, non dietro al computer del suo cervello? No, ma anche quando al suo incominciamo a confondere l'era arcaica, per non dire l'era vecchia, il calcio di una volta, il calcio di oggi che si fa tutto a computer, il minutaggio. Io non voglio dire, assolutamente non mi permetterei di dire, sono stupidate, ci mancherebbe altro, sarebbe un'offesa a noi stessi che facciamo calcio, ma sicuramente è la testa dell'uomo che valuta più del computer. Per quello che mi riguarda, qualche volta, come è capitato in Svizzera, effettivamente lui ha tentato di fare il turnover e poi all'ultimo quarto d'ora le cose sono andate male, è capitato un'altra volta, butti tre assi sul tavolo, come si giocava a carte, io e te, le cose sono sotto, certo, meno male mi capita tre assi in mano, li butto i tre insieme.
E la partita è finita ormai, che dove è più? Gianni, seconda il mondo cambia. Attenzione che ieri alla Leopolda c'è un capo del governo che ha 39 anni e non, credo che è difficile trovarne di questa età che facciano i capi di un governo, però che dice addirittura, tra le tante cose che si possono condividere o non condividere, ha detto attenzione, altrimenti qui siamo rimasti al telefono dove si infila il gettone, il mondo cambia. Il computer, dobbiamo vedere se hai ragione però. Il computer se tu ti riferisci al posto fisso, un allenatore moderno, se hai ragione, sono un allenatore moderno che gestisce anche in via informatica le sue scelte e gestisce la squadra, è un punto in più. Io te l'ho data come rivelazione. Se ti capita di allenare la squadra, ormai il computer lascia al tuo figlio Gianluca. Però è una storia. Scusa Antonio, hai perfettamente ragione. Io ti ho dato una notizia. Io lavoro in Inghilterra da 8 anni. Gli allenatori inglesi, queste cose qua, quando io sono arrivato in Inghilterra, 18 anni fa. Ma in Inghilterra non si gioca peggio che in Italia. Ma Benito è stato pure a lavorare in Inghilterra, le fanno tutte a computer oggi, Antonio, queste cose. Gli allenatori non fanno proprio niente. Pure Prandelli l'ha fatto con la nazionale italiana, in Brasile ci hanno buttato fuori. Perché questa notizia non ti ha incuriosito. Visto che in Inghilterra l'hai visto, perché? Ma incuriosito, ma io sono più per la parte. Perché tu sei rimasto al telefono a gettone. Hai ragione. Sì, sono rimasto a te a Piazza dei Marti alla Repubblica dove tu sai lavori. Perché mentre io giro il mondo, tu sei dietro la scrivania mattina sera. Io invece giro come il mondo gira e giro appresso al mondo, di notte e di giorno, capito? Questa è la differenza fra quelle che sono le ore lavorative tue e quelle mie. Però, ma comunque io non mi hai fatto concludere. Quando prendevo qualche aereo tu dove eri? Ma tu non so se prendevi qualche aereo, Antonio. È la storia. Ci sono le collezioni dei giornali. Sono le mille miglia che parlano. No, però voglio ritornare. Lui aveva l'autista. Ma fammi completare. Sì, completa. Voglio dire a Ciro che sta intervenendo. Ho finito. Ma se non mi fai completare. Io in parte dico che la tecnologia è giusto. Come io... Per quello però che mi riguarda, do molta importanza al cervello umano. Per carità, è un tuo... Ecco, a proposito di questo cervello umano, io sono convinto che Benito si è cambiato tanto fino ad oggi, perché non ha mai trovato la soluzione giusta per quello che è il suo ideale di squadra. Perché evidentemente si aspettava da determinati giocatori il massimo del rendimento, tant'è vero, alcuni non li ha mai tolti, altri li ha tolti, altri li toglie sempre gli stessi, Amsic per esempio è stato sempre sostituito, a un quarto dalla fine chi deve uscire? Un cambio, e già sapeva che usciva Amsic. Come a un quarto dalla fine vede a Mertens deve uscire Insigne, già lo sappiamo, queste robe qua. E allora, io ho finito, a questo punto io credo che lui cambia ancora. Quindi secondo te con l'Atalanta cambia. Salvatore dice di no, io dico ma di no. Ma io ho visto la formazione. Cambia. Nella formazione ci sono due cambi. Sì. Una centrocampo, e l'altra a sabato quando arriverà con la Roma metterà dentro un Insigne Mertens, se cambia i quattro davanti, gli altri tre non rimangono toccano. Uguali. E Koulibaly e Albiol giocano. Ricordiamo che Britos e Zuniga non ci sono. Attenzione, notizia, Ciro arrivo da te subito. Attenzione, notizia. Zuniga oggi è stato controllato, visitato a Villa Stewart, distorsione al ginocchio destro, lo stesso operato. Vedremo che cosa succede su questo Zuniga che è veramente diventata croce del Napoli. Ciro. Tre cose. La prima, la tecnologia del calcio è importante, non la applica solo Benitez, la applicano tantissimi allenatori. È diventato ormai. Ecco. Già prima il gruppo Mazzari con Prandelli gestiva il recupero degli infortunati e in quel periodo il Napoli aveva pochissimi infortunati perché c'era proprio questo tipo di tabella. La Juventus e il Sassuolo addirittura si affidano ai test Mapei, come credo sappia Salvatore, che è di quelle zone, e comunque è importante, non decisiva ai fini della formazione, però come diceva Antonio è un contributo. Ti spiego, perché ci sono alcuni giocatori che per problemi muscolari, per problemi proprio endemici, spesso e volentieri non sopportano lo stress mentale oltre a quello che è fisico. Ci sono dei test che ti aiutano a capire se quel calciatore può avere la stessa intensità, che è diverso dal rendimento, l'intensità per poter giocare. Oggi il calcio è cambiato, bisogna essere intensi. Ieri perché il Napoli ci è piaciuto rispetto ad altre gare? Pensava sempre quella col Chievo. Quando ha smesso mai di... 14 palle col Chievo, ma è diversa l'intensità che hai visto ieri rispetto a quella col Chievo. Una seconda cosa, per quanto riguarda Zuniga, sarà un caso, poi ne parleremo magari nei prossimi lunedì quando ci avvicineremo a gennaio, però il Napoli sta seguendo, sondando, parlando con procuratori, società e dirigenti e sta sondando sempre calciatori che giocano sulle fasce.
Quindi, potrebbe andare via Zuniga? Potrebbe andare via Zuniga? No, io credo che no, Zuniga non va via perché col contratto mostra che ha firmato lo scorso anno. Ma non si può sfruttare l'articolo 18 per Zuniga? Bisogna dirlo più che De Laurentiis e a Blatter. La seconda cosa, molti dicono, molti esperti di mercato, dicono che il Napoli sta cercando l'esterno perché Ghoulam partirà per la Coppa d'Africa. A me risulta che non è solo per quello, credo che ci siano problemi di natura fisica per Zuniga e quindi il Napoli stia cercando di cautelarsi, cercando un giocatore importante, quindi non un semplice rincalzo, in quella zona del campo. Parliamo di sinistra? Sì. Diciamo che oggi nel calcio moderno si può giocare partiti invertiti, non è che particolarmente cambia, sì. Più che caratteristiche, c'è cioè un laterale che sta a sinistra, attaccare come piace a Benitez, che consente all'esterno di fare il famoso 2 contro 1 di cui prima parlava mister Di Marzio. Quindi, però mi risulta un calciatore titolare, non un gregario. Nomi? Ancora presto. Ma cominciamo a fare. Non facciamo i nomi. Se li fanno tutti quattro, li posso fare. Ma siamo qua per parlare di Bergamo. Mi dai il destro per un bellissimo graffio che ho letto di Antonio. Io ho detto pochi giorni fa a telefono, dico pubblicamente. Ecco. Sul mercato bisogna essere seri. Allora, oggi c'è una generazione di fenomeni, questo è un problema italiano, non napoletano assolutamente, che ogni giorno ci regala 7-8 nomi di mercato. Allora, io che appartengo ancora alla vecchia scuola, mi piace dare notizie di trattative. Poi le trattative possono andare bene e possono andare male, questo è un altro discorso. Però ti posso garantire che in questo momento il Napoli non ha ancora focalizzato l'esterno da prendere, sta in questo momento attraversando, come tante altre squadre, una fase di studio, sta valutando, anche perché da qui a gennaio ci saranno delle difficoltà o al contrario delle cose positive che ci può aggiungere la classifica e si sceglierà. Ti dico solo che sicuramente il Napoli sta pedinando un esterno difensivo. Arrivo Gianni. Perché i gol che il Napoli prende dipende solamente dai difensori o dipende anche dai centrocampisti? No, per il mio capire Anche io sono rimasto con il gettone. Tornando un secondo. Tu stavi col gettone. Con il gettone anch'io, perché io non so neanche accendere il computer, perciò sono rimasto molto indietro. Però dico, una volta si facevano i test, vero, per valutare la condizione fisica di un giocatore. Ma se l'avessero fatto a Diego, che non aveva voglia di dare il massimo in quel test, cosa avrebbero trovato? Che non poteva giocare né domenica né mercoledì, è un assurdo. Ci sono persone che senza palla non si impegnano 100%, perciò in un test al valore che hai, anche per me, lo stesso discorso dico per me, che se vedo il pallone sarei arrivato prima di un altro. Se non lo vedo arriva ultimo. Perciò nell'impegno del test. I test di Benitez sono completi. No, non parlo di computer perché non me ne intendo. Cioè, nel senso che oltre ai valori settimanali, quindi i valori ematici, i valori dei test atletici, c'è sempre la variante della tattica dell'avversario. C'è la variante dell'avversario. No, le percentuali. Ma tu parli solo della partita. No, le percentuali della partita, i palloni giocati in quale zona del campo da quel calciatore. Non so, ma non sono il calcio. È una statistica abbinata alle altre 3-4 partite che ha giocato. È un quacervo di però, Ciro, posso dirti una cosa? Io ho visti alcuni, la Panini, si chiama Match Program. Perché la squadra intelligente si crea degli spazi per far male all'avversario. Io sono solo rimasto a questo tipo di calcio, se lo spazio una volta è a destra, perché la squadra avversaria mi difende male, vado 300 volte a destra. Il giorno dopo è cambiato, c'è un'altra squadra, mi lascia il pasto centrale, vado 300. Non ha significato queste cose. Dipende dal movimento della squadra avversaria. Se io sono una, allora cosa devo trovare gli spazi o i movimenti per mettere in difficoltà la squadra avversaria, conoscendo l'avversario. Ma sono tutti diversi gli avversari. Ma non ha senso. Dopo quattro partite, scusami, vedendo i match program, hanno fatto più percussioni a destra che a sinistra e viceversa. È interessante questo discorso. Voglio soltanto dire, e do la parola a Gianni, che ovviamente Antonio Corbo ha scatenato l'inferno. Cioè, voglio dire, su questa situazione della tua rivelazione del computer, hai scatenato un dialogo interessante tra il calcio storico di Salvatore Bagni e di Gianni Di Marzio. Così interessante, Antonio Corbo, siamo andati
in Brasile con i computer nelle mani e siamo rimasti sempre. No, perché sennò la prossima volta, quando trovo la stessa squadra, la settimana prima sono andato 100 volte a destra, la settimana dopo vado di nuovo 100 volte a destra. Ma non è una questione di qualità, come diceva Salvatore Bagni. Frantelli ha portato i computer, ma ha dimenticato a casa gli uomini. È vero. E ha sbagliato anche il ritiro, ti ricordi che mi hai raccontato il nord e il sud? A 3 ore dall'ultima. Ma non è vero. È vero, ne abbiamo parlato qui a Canale 34. A 3 ore dall'ultima partita, lo dico perché l'ho scritto sul venerdì di Repubblica, la security fu informata e interessata per cercare Balotelli nell'albergo e c'erano due mogli che stavano lì in ritiro che facevano chiasso come se stessero in partenza per una gita a Capri e invece c'era una partita. Quello che è successo in quel ritiro è meglio dimenticarlo. Allora sentiamo un velo pietoso su quello, sui mondiali, lasciamo lì tutte, perché ne avremo tante da raccontare anche noi. Parliamo di qualità, che parlava Salvatore Bagni. Salvatore parlava di qualità, quindi parlava di Maradona. Ora Maradona è il papa del calcio, non ci sta, per me esiste, Salvatore sa come ragioni, non esiste Pelé, non esiste nessun altro, esiste nessun, è la nessun divinità. Dopodiché andiamo avanti, poi dopo ci sta altri papi, altri vescovi, altri sacerdoti. I sacerdoti nostri, onestamente, che noi desideravamo in un progetto di continuare il progetto Napoli, a prescindere da quello che dice Benitez, i cambi di allenamenti, i settori giovanili, eccetera. Noi vogliamo vedere giocatori di qualità. Secondo voi sono arrivati questi giocatori di qualità a Napoli? Sì o no? Allora, non essendo arrivati, sto poverino e Benitez, che deve fare? Cambia, scambia, perché si rende conto anche lui, una volta mette a Zuniga a destra e poi mette a Goulam a sinistra, poi vedi che Goulam non spinge, non fa tiro in porta, non fa un nudo con Insigne, non salta l'uomo, appoggia dietro, fa un cross dall'altra parte, e questo è Goulam. Poi dall'altra parte incomincia, ma poi mette Enrique, anche lui, perché sono giocatori, ottimi giocatori, ma non sono eccellenti. Gianni, scusami, se io rileggo i pezzi miei o di qualche curato di campagna come me, visto che c'è tutta la scala ecclesiastica, ma Benitez perché non se ne è fatti comprare giocatori di qualità? Ah, questo non è affare mio, però è un allenatore che io stimo, mi dispiace Antonio, no, io prendo posizione, per me è un allenatore che se non era lui di grande esperienza e di una grandissima saggezza non avrebbe gestito bene neppure il gruppo, che dopo 30 secondi a Napoli, in un ambiente che era veramente in grandissima tensione, che hanno incominciato a giocare al terzo minuto, al quarto minuto, con un giro palla, fino a quando non li hanno assediati nell'area di rigore. Ricordati che questo, come vedi la squadra, è sempre l'espressione del tecnico. Lo sai, quando io ho detto Benitez ha preparato un preliminare in 30 giorni, lo dissi lunedì scorso, non esiste allenatore al mondo, neppure Ferguson, che era il più grande. A Micciu come acquisto che voto dai? Prego? Micciu. Che voto dai? Lo devo dare io il voto, non lo sai da tu, ma i giornalisti il voto non l'ho mai dato. L'ha comprato o se l'è fatto comprare? No, lo voleva, assolutamente lo voleva. Lo voleva da gennaio dello scorso anno. Quando ha giocato Swansea Napoli nell'Europa League, ha parlato a cena con il procuratore di Micciu. Mi ha fatto una domanda, lo posso rispondere? I tifosi non hanno gradito la campagna acquisti del Napoli, l'hanno trovata avara e maldestra. E per un periodo hanno tollerato un po' Benitez. Negli ultimi tempi le contestazioni che convergevano su Benitez non erano tanto sul suo modo di gestire la partita, perché credo che nessuno sia in grado, anzi mi fa ridere in qualche altra trasmissione qualche allenatore che ha avuto scarsa luce in carriera e poi critica Benitez come se avesse visto otto Champions all'anno. Però, perché il senso della misura ogni tanto, quando si entra in questi studi, si perde la testa, è come i subacquei che possono avere dei capogiri. Quando si entra in questi studi si perde la testa e si perde la propria dimensione. Allora, il passato di Benitez non è assolutamente in discussione, però proprio perché è un allenatore di grande passato, proprio perché non deve aspettare a fine mese per mettere il piatto a tavola e lo stipendio, può essere un po' più ruvido e duro nei confronti della società e pretendere di acquisti, perché i tifosi lo consideravano un garante di quella È vero. Quindi il Benitez estivo è da bocciare e credo che chi è senza padroni abbia il dovere di dirlo. Interrotto. Chi invece rispetta le dimensioni del calcio, io sono l'unico a poter dire che Benitez non sia un bravo allenatore, lo dimostra il suo passato e anche un minimo di umiltà da parte mia. No, ma lo dimostra anche il campionato che ha fatto l'anno scorso, stiamo attenti, è subentrato a un allenatore che ha fatto benissimo a Napoli,
in 4 anni. E lui ha fatto Champions e quindi Coppa Italia. Ha cambiato totalmente il modo di concepire giocatori il calcio, anche. Perché sono due allenatori che stanno agli estremi nel modo di concepire il calcio. Ma ho finito. Sì. Ma se la società non gli compra i giocatori, che ne sappiamo noi, tu Corbo, Bagni, Gianluca, o stesso Civerati che fa il mercato io, e può darsi che quelli gli abbia chiesto determinati giocatori e poi non gliel'ha comprati. E sai perché non gliel'ha comprati? Perché cominciamo a dire, facciamo sapete perché terminare, non gliel'ha comprati? Di là, vediamo se lo superiamo. Ma adesso il fair play, tutti sono sì, per quelli scusa, che devono. Gianni, sa contento di quello che può pigliare. Io non voglio rispetto, difendere. Rispetto, ma anche perché io ti rispetto molto, anche se mi sono consentito qualche battuta, ma perché ti ho visto vincere. Io ho avuto la fortuna vita, quando lavoravo a Corriere Sport di raccontare le tue promozioni. Ti ringrazio. Detto questo, però uno che si chiama Benitez non può fermarsi a quello che gli dice il presidente. Devi dire presidente, perché il signor Conte a stagione iniziata, a contratto firmato, ha salutato e se n'è andato perché non ha avuto la squadra che voleva. Oh, ok, però non voglio aprire un altro fronte. Mi affido a Ciro e a Salvatore come esperti uomini anche di mercato in proiezione e poi ci pigliamo un attimo una pausa, ma voglio dire, uno dei motivi per i quali probabilmente Benitez non ha potuto alzare la voce, caro Antonio, è perché questo Benitez non ha voluto firmare il rinnovo del contratto e io De Laurentiis società Benitez è stato troppo serio a non alzare la voce perché l'avrebbe potuto alzare con Antonio Corbo. Ecco, Ciro veniva sulla stampa, è stato serissimo, sì, non ha detto una parola, se l'è accollato lui, sì, questi qua se voleva stato comprare, zitto, voleva pedalare e è andato avanti, no, voleva prendere altra gente, ma sono sempre arrivati i giocatori che lui voleva alla fine, non prime scelte, non seconde scelte, numero uno, però quelli che lui voleva. Che doveva fare sto Moretti? No, due telegrammi veloci. Il primo, Benitez è stato accolto benissimo a Napoli proprio perché sembrava un po' il garante dei tifosi nei confronti di un De Laurentiis troppo austero sul mercato. Benitez è abituato a grandi calciatori, a grandi squadre e quindi tutti aspettavano da parte di Benitez, come dire, da parte di Benitez un atteggiamento diverso, meno complice su un mercato oggettivamente modesto rispetto alle ambizioni successive al campionato precedente. Bravo. Seconda cosa, devo dire che Benitez ha fatto benissimo a non urlare pubblicamente, perché mi hanno insegnato che nel calcio i panni sporchi si lavano in famiglia. Mi risulta che invece in famiglia qualche panno l'abbia lavato, non a caso ha rifiutato per ben 3 volte, bisogna dirlo, anche se è un uomo ricco che sicuramente non ha bisogno dei soldi di De Laurentiis, però di questi tempi rifiutare per 3 volte un rinnovo pluriennale a cifre superiori rispetto a quelle già importanti percepite adesso dimostrano di sicuro una schiena dritta che forse altri suoi colleghi non avrebbero mostrato. Certo, ma è giusto quello che ha detto Ciro, poi gli chiedo se l'esterno è estero, però è sicuramente estero. Ma è ovvio, è arrivato a un certo punto della sua carriera, ha vinto tanto in Europa che è arrivato a Napoli per vincere, il progetto era legato alle vittorie del Napoli. Ha fatto un grandissimo campionato il primo anno, si aspettava che il secondo anno di migliorare ed è giusto che, come ha detto Ciro, abbia rifiutato in questo momento perché forse non vede l'opportunità in questo momento che possano arrivare i giocatori che facciano la differenza. Però tu la settimana scorsa hai detto adesso ancora l'ho tolto, in questo momento, in cioè questo lasci momento. Ancora aperta quello spazio del rinnovo fino a gennaio. Perché le situazioni possono cambiare, cioè, a gennaio c'è un mercato, io dico che entro il 31, lui secondo me deciderà, deciderà a seconda del mercato di gennaio, perché qui è lontano ancora la fine del campionato, certo. Perciò aspettiamo. E anche per questo lo ha detto in conferenza, ne parliamo a gennaio. Ma secondo me sì, perché c'è la verifica. Ma scusate, ma Benitez si è fatto comprare un attaccante che è costato 40 milioni di euro, sì, che tutti dicevano lì la Juventus lo può prendere la metà, 24, 25, no. Se l'è fatto comprare, certo. ha detto sì, voglio quello. Primo anno. Il primo anno. Perché quando anni sta a Napoli? No, dico quest'anno? Scusa, si è fatto prendere a Calegon o no? Si è fatto spendere 10 milioni di euro? Sì, come no? E rispondi. Sì, ti faccio una domanda, me lo fai sempre tu a me. Sai cos'è Gianni? A me te si è fatto comprare? Sì, era il primo anno. Gianni, era il primo anno, era appena arrivato. Perciò è ovvio che non potesse rifiutargli. Ma se questo presidente non ha ritenuto opportuno mettere la mano in tasca e firmare. Il primo anno e il signor De Laurentiis aveva in dote 64 milioni degli sheikh del Paris Saint-Germain per Cavani e 30 milioni del secondo posto conquistato dal signor Mazzarri, sono 94. Aveva quindi una disponibilità
cash flow economica, okay, che quest'estate invece, allora, state non facendo ha mostrato capire il famoso che... rischio di impresa. Hai ragione. Ovvero hai ragione, sì, lui ha preferito, bravissimo, sbagliando, bravissimo, aspettare l'esito della Champions, come, esatto, fanno quei, sì, come fanno quei giocatori dilettanti che si presentano a Monte Carlo con 5 euro in tasca e non hanno mai puntato una fiche in vita loro. Mentre invece un imprenditore lungimirante ed ha veduto, conoscendo i conti del Napoli, perché io riconosco i conti del Napoli come riconosce Corbo, un bilancio florido, il Napoli poteva permettersi di scommettere almeno su un centrocampista, okay, importante, allora, anche per poi non perderne 40 e aggiungo con i giocatori abbiamo capito tutto, che dobbiamo fare come l'Udinese, se non vendiamo non compriamo, abbiamo capito, sì, Ciro ed Antonio Corbo, scusa, che adesso dobbiamo vendere a Calecon, nominati 30-40 milioni di euro e andiamo a comprare altri giocatori, allora questo progetto non lo finiremo mai. Io vi dico solo una cosa e chiudo: la Roma, che sicuramente è più forte del Napoli e molto probabilmente farà più punti del Napoli in campionato, grande comunque, sabato prossimo, o comunque lo supererà e lotterà con la Juve sino alla fine per vincere lo scudetto, e forse lo vincerà. La Roma oggi, questo per farvi capire che nel calcio per vincere bisogna spendere, chiude il suo esercizio annuale oggi a meno 35 milioni. La Juve, siamo lì, non parlo delle milanesi, peggio mi sento. Io non dico che bisogna scialacquare e dissipare, però quando è un bilancio florido e qui sei riuscito a costruire dalle fondamenta e arrivi al tetto, non puoi aspettare l'operaio e l'architetto dall'altra parte del mondo perché quello che c'è a Napoli costa troppo. Hai bisogno del tetto, lo fai. Voglio sentire Antonio sulla questione dell'Udinese. No, questo è importante, sì, questo è importante. Sì, no, ah, poi sul fair play, cosa importante, perché sul fair play ogni tanto De Laurentiis fair play. Allora, vorrei ricordare che nell'ultimo triennio è possibile avere meno 30 milioni di disavanzo e vieni iscritto comunque alle coppe europee, quindi fino a 30 milioni. In questa ultima finestra, cioè nell'ultimo triennio del secondo triennio da quando è partito il fair play, la UEFA ti consente di chiudere con un disavanzo nel triennio di 45 milioni. Quindi il fair play sulle scelte giuste o sbagliate, lungimirante o meno, De Laurentiis non ha inciso in questioni di mercato. Okay. Questo per essere chiari. Voglio sentire Antonio e poi vi faccio sedere Cagliacon. Scusate, sappiamo Antonio, penso che tu sei giornalista importante, sappiamo che quello che ha detto Ciro, che a questo punto allora l'Inter con i problemi che tiene dovrebbe essere proprio cancellata dal campionato italiano. Può essere multata. L'Inter a novembre e invece adesso non solo la multa, ma anche di meno 85 milioni dell'ultimo triennio, frutto allora soprattutto della dissennata gestione morale. Deve fare il piano di rientro. Antonio. Allora, due cose. Prima, rispondo proprio a... Certo, perché? Prima. C'è un personaggio che non aveva tanti soldi dagli sponsor e dalle televisioni perché era un altro calcio, che ha dimostrato che significa essere imprenditore, avere cultura di impresa. In fisica economica si chiamano investimenti produttivi, cioè investi per poi produrre. E con Maradona il Napoli, che aveva un incasso anno un fatturato di 9 miliardi di lire, allora ce n'è lì, passò a 35 miliardi investendo 13 miliardi e mezzo nel controvalore in dollari, punto. Quindi bisogna investire per produrre. Il Napoli sta dimostrando, purtroppo, e io considero De Laurentiis una finissima mente finanziaria, stavolta ha sbagliato come imprenditore, perché il Napoli si sta svalutando nelle sue mani. Non avendo rinnovato, rinfrescato la squadra, non avendola potenziata, ha finito per deprimere tutto quello che c'era intorno, perché Higuain, che per fortuna è tornato a segnare, non vale più 40 milioni di 12 mesi fa. Gli altri giocatori hanno delle quotazioni più basse. Per una vicenda abbastanza chiara e palese, il Napoli non possiede di suo un ferro da stiro, ma è tutto, sembra incomodato, in leasing ed altro, quindi è una squadra in questo momento che ha un valore del suo bene certamente sottostimato, ed è importante che vinca. Ecco perché è ridicola la storia degli emiri. In questo momento il Napoli non è cedibile, perché non è nelle condizioni, non ha problemi di soldi, il bilancio è sano, quindi non è costretto a vendere, ma è il momento peggiore per vendere, come se stesse in una fase recessiva. Aggiungo un'altra cosa, corredo di quello che diceva giustamente Antonio. Gli studi di settore internazionali danno la Coppa dei Campioni, la Champions, la partecipazione alla Champions, come
anello fondamentale per migliorare il proprio brand, il marchio, e per migliorare i propri introiti. Oggi un club che non fa la Champions perde il 50-60% del proprio valore e del proprio brand sul mercato. Non a caso, sia Tohir, sia Berlusconi, cosa chiedono quasi in ginocchio a Inzaghi e Mazzarri? La partecipazione alla Champions, perché oggi se non fai la Champions il mi fate vedere è praticamente quasi dimezzato. Voglio tornare a parlare un po' di calcio giocato. Fatemi vedere la classifica. Questo fa il pari col calcio giocato, senza soldi non compri giocatori forti. Perché voglio capire se la doppia partita Atalanta e Roma, come diceva giustamente Salvatore Bagni, la doppia partita Atalanta e Roma può essere veramente il primo spartiacque importante di questa stagione dopo il maledetto inizio di campionato. Cioè il Napoli, vedete, cioè, al terzo posto in questo momento ci stanno Udinese e Sampdoria. No, ma tu pensi che ci sia qualche altra squadra oltre il Napoli che possa ambire realmente al terzo posto? Secondo me no. Non ce n'è neanche una di quelle che sono lì. E neanche quelle che sono sotto e quelle che vincono ogni tanto. Ma non esiste neanche il Milan. Non esiste. A me l'unica che fa paura... Giochicchiando questo Napoli, giochicchiando, alternando, arriverà terzo. Terzo. Terzo ci arriva perché le altre saranno altalenanti. Io sono pronto a scommettere adesso. Vivo diciamo, il Milan, tieni 20... vivo il Milan. No, che ci ha, credo ti neanche. Dico subito perché ha una rosa, secondo me, già interessante. A novembre riacquisterà Montolivo, che è tanta roba. Bene, e a gennaio, me ne sono occupato ieri sera la domenica sportiva. Sì, ti ho seguito anticipando, vi posso garantire, ho le mie fonti, che farà altri investimenti. Che dirà? E prenderà. Allora, col Real Madrid Galliani è in continuo contatto. Chedira no, perché si svincola e chiede un botto. Ma Chedira non lo possimo comprare noi. Tra Isco e Chiaramendi 5 milioni. Tra Isco e Chiaramendi qualcosa si muoverà. Sta seguendo ma poi 4 milioni a un esterno danese che si svincola offensivo, che si svincola a dell'Ajax, che si svincola a giugno e potrebbe anticipare il suo addio a gennaio, e il Milan c'è. Chi? Schön. Sta seguendo un ragazzo fortissimo che gioca nel River Plate. Cioè è una squadra che secondo me già adesso ha una rosa comunque interessante, importante, perché alcuni Salvatore si è sbilanciato. Un allenatore ascolta, che Sean, è tutt'uno Sean, che noi parliamo di Sean, che è un esterno, ma può rinforzarsi. Ma anche quanti anni ha Sean? Può giocare nel Milan? Adesso torniamo a Sean. Ma può giocare nel Milan secondo te? Può, no, perché uno dà un nome e poi dice non lo vuole giocare nel Milan, ma c'ha già 28-29 anni. Però gioca nell'Ajax, non è che gioca. Ma gioca nell'Ajax, gioca in un campionato dove ci sono, ha vinto 4 campionati, ma ha giocato 4. L'Ajax ha vinto 4 campionati consecutivi, giusto? Ma dai, su, che campionato sei goduto di rispetto. Ma tanto è vero che quello che dice Salvatore. Comunque, giocatore di profilo. Ci faccio parlare un attimo. Ma sì, ma non è da Milan. Sono pronto a scommettere adesso. Se va al Milan, giochicchia, non gioca. Ma tanto è vero quello che dice Salvatore. No, un campionato di 3 squadre che volevano fare una fusione Belgio-Olanda per fare un cambiamento un po' più di qualità. Competitivo. Più competitivo. Per cui l'Ajax è stato sempre un club che ha lavorato molto sui giovani. È vero. Su quei poi... Sì, ma voglio sapere se il Napoli, Salvatore si è sbilanciato, il Napoli arriva terzo senza problemi, ha detto Salvatore. No, sono anche deluso in tutti i casi dall'inizio del campionato, anche se arriva terzo. Certo. Poi questo obiettivo va bene, lo centra. Altri discorsi, mi sembra, di questi tempi. Gianni, può arrivarci terzo? Ma può arrivare, certo che può arrivare, deve migliorare la fase difensiva, perché è inutile che stiamo a dire, può arrivare... l'ha detto Bagni, l'ha detto Corba, l'ha detto Venerave, hanno detto possiamo arrivare dove? Dobbiamo arrivare al terzo posto sicuramente. Sì. Innanzitutto dobbiamo avere continuità di risultati, dobbiamo migliorare la fase difensiva sia sulle palle inattive, su quelle chiusure. Onestamente, cominciando dal primo gol che abbiamo preso con il Verona, non deve più succedere. Come non deve succedere il gol che abbiamo messo a Genova con Piniglia, non deve succedere il gol che abbiamo messo con il Verona. Abbiamo fatto vedere la settimana scorsa. No, perché si ripetono questi gol che abbiamo preso anche nell'arco dell'anno scorso, del tempo. Certo. Allora, se si migliora questo, con i due centrocampisti che ti possono inventare, che purtroppo di tutti e tre che teniamo, tra Gargano, Hiller e lo stesso David Calcio, e che può produrre calcio e che ti prende la squadra nelle mani quando sei in difficoltà. Quella è la verità. Antonio, posso dire una cosa? Sì, come sola. No, sì. Secondo voi, fino adesso, il campionato del Napoli com'è stato? Ma per il momento è stato, allora, tranne adesso... guarda la classifica, è a 2 punti dal terzo posto. Cioè, nonostante sia stato mediocre, questa squadra può solo migliorare e ha una qualità superiore. Regia, come dice Salvatore, io ho contato, ci sono 7 squadre in 4 punti, quindi il campionato non è ancora cominciato. Se fanno 2 acquisti a gennaio, mirati, fatti bene, non secondo l'ultimo stile Napoli, il Napoli può lottare persino con la Roma.
Ma ti risulta che Napoli ha fatto questo negli anni precedenti con questa gestione? Ti risulta che Napoli a gennaio però abbia fatto... Però sarebbe grave, io lasciami per... Ma, se, ma è stato già grave che non l'ha fatto a luglio, no, di, ecco, bravo, cioè grave. Stavo dicendo, è grave, c'era la pari con gli altri. Devi qualificarti in Champions. Ma gli osservatori non tecnica, ma economica. Gli opinionisti seri. Nel 2015 inizia un nuovo esercizio per la società. Sì, vabbè. Io rimango sempre all'ambito sportivo. Ma questo è importante però, è vero. L'esperto di mercato deve conoscere anche bilancio, no, no, certo. Se no fa un altro mestiere. Ecco, no, io faccio mercato e non conosco il bilancio. Ti spiego, allora, ti dico, no, come esperto. Allora, a volte capita che ci sono molte società che per motivi proprio economici preferiscono fare determinati investimenti alla voce successiva, cioè all'inizio del 2015 e non nel 2014, perché magari ci sono già delle spese che non consentono un determinato investimento e quindi lo si fa nel 2015. Okay. Non ho detto che il Napoli farà questo, dico che c'è una spiegazione tecnico-economica. Ma Ciro, a gennaio, qual è la squadra che si libera di grandi giocatori? Perché noi stiamo parlando di grandi acquisti. Dimmi chi si libera di grandi acquisti che è giocano che... titolari. Io sto parlando di titolari, non di che non entrano, non entrano. Se a gennaio... No, allora, io faccio una domanda. Su questo è importante, perché hai fatto benissimo. E io dico sempre che bisogna prendere a gennaio un calciatore a centrocampo che sia più forte di Hitler e David Lopez. E con molta franchezza non mi risulta un'impresa improba. Se invece parliamo del fuoriclasse a gennaio, cioè di Khedira o di Mascherano, offendiamo la nostra intelligenza in primis e quella degli amici ascolti. Khedira è un calciatore che in Italia non a Napoli non potrà mai arrivare, perché è un calciatore che chiede 4 milioni e mezzo, 5 milioni. Ok, fammi rispondere, perché se no se risponde poi un'altra volta non mi fa... Allora, non, ma noi non vogliamo questi giocatori qua in questo momento, ma sicuramente non vogliamo neppure però a Fidelez, a Chavez, a quell'altro là, come si chiama, lo stesso Varga. Allora, il primo prodotto di quello che diceva Antonio in un'azienda e di quello che anche tu gli mettevi il lasso su quello che diceva Antonio Corbi, che siete giornalisti ad altissimo livello, è il prodotto tecnico. Se tu sbagli il giovane, se tu sbagli il giocatore, tu hai dei danni notevoli. Ma invece compra 3, 4 di questi qua, ma perché non compriamo uno buono, dico io, al di là dell'ingaggio? Ieri guardavo il Lyon, no, però voglio prendere un attimo di che hai visto tu? Il Lyon, che ha vinto contro il Marsiglia di Bielsa. No, simpatizzo per Marsiglia perché c'è un allenatore che mi piace, un po' pazzo, però loco, un loco. Bielsa, un po' loco. Bielsa, però grandissimo allenatore di grandissimo pregio. Però e vedevo giocare con Alonso, no, di cui abbiamo parlato per un anno e mezzo. Pagine io pagine. Un giorno scriverò un libro su Alonso e dicevo, ma, con tutto il rispetto, ma il calciatore che fa la differenza nel Lyon chi è? È Gourcuff, bocciato anni fa perché era ancora acerbo dal Milan, quello sì, un signor calciatore. Ecco, per dirti a volte, parafrasando Di Marzio, ti fermo. Devono arrivare giocatori importanti pagati il giusto, che siano superiori a quelli inorganici. Mi permetti che ma scordiamoci top player a gennaio. Faccio una domanda alla destra. Offendiamo. Faccio una domanda alla mia destra. Meglio Gourcuff o Golanò? Salvatore. Golanò tutta la vita. Golanò. Hai sentito? Io non condivido Golanò. Tutta la vita. A parte parlare di giocatori diversi, che Gourcuff è più giocatore che Crespo. Ma io penso in un contesto di squadra. Con molta franchezza. Vabbè, uno è un giocatore più avanzato, l'altro più centrocampista centrale. Con tutto il rispetto per Benitez che stravede per sto Golanò. A me piace. Io ti dico sinceramente, io l'ho visto giocare almeno 40 volte dopo che Napoli l'ha seguito. Io sono stato sfortunato. È un giocatore... Non dico anonimo, perché però un giocatore assolutamente normale. Che fermati non crede... un attimo, Ciro. Sai cosa c'ha? Se penso ai centrocampisti che c'ha la Juve, ai centrocampisti che c'ha la Roma, io qualche dubbio me lo pongo. Però scusate, è un giocatore cioè, Strootman, fisico e ha le due fasi. È fisico e ha le due fasi. Non eccelse, non le due fasi eccelse, ma le due fasi del fisico. Non è anche in Europa, però in Coppa dei Campioni, in Europa League, dove il tasso tecnico è superiore rispetto alla Liga. Fermiamoci. Mi sembra uno che faccia grande. Fermiamoci differenza. Un attimo, perché invece chi sta facendo sfracelli? Chi sta facendo sfracelli? Ce l'hanno richiesto ancora una volta. Mi lascio dire, Lione è una squadra giovanissima. È vero. Molto giovane, che stanno sfruttando molto, perché bisogna dirlo, molto settore giovanile. Perciò fa fatica anche emergere in una squadra del genere. Non sarà vincente da qui a parecchi anni. È un giocatore. Bisogna considerarlo questo. Bel fisico. Vogliamo parlare un po' di Kaye Con? Se ne è parlato poco. Vogliamo parlare un po' di Kaye Con? Esatto. Allora la settimana scorsa abbiamo fatto vedere un
filmato che è piaciuto molto, lo riproponiamo con questa canzone che va molto per la maggiore in questo momento. E ci abbiamo aggiunto anche l'ultimo gol realizzato ieri, perché Callejón è il capo cannoniere del campionato da solo con 7 reti. Merito e applauso a Callejón subito dopo. Ricordatevi sempre, dopo il filmato di Callejón, che la storia siamo sempre noi. Torniamo tra pochissimo dopo Callejón e dopo la storia siamo noi. Oh, la storia siamo noi, la storia siamo noi. Ci scrive Vincenzo Sorgente: caro signor Gianni Di Marzio, invece di continuare a litigare con Bagni, Corbo e Venerato, perché non ci dice la sua opinione su Insigne? Può essere un rifinitore trequartista? Lo può anche fare. Siccome hai parlato molto bene nella partita ieri di Insigne. Benissimo, non bene, benissimo. Mi ha fatto una grandissima partita. Si è sacrificato, ha saltato l'uno contro uno, è stato micidiale. È stato quello più pericoloso, che se avesse avuto un esterno basso a sinistra, che non era Goulam, ma era uno che spingeva, non voglio dire del Papa, quello del Real Madrid, Marcello, ma uno che la fascia se la mangiava con la gamba, noi dal lato sinistro era, li bucavamo quando volevamo. E per me ha giocato veramente in quella zona lì per due, ha giocato benissimo. Bravo, bravo Lorenzino, siamo sempre con te. Può giocare anche in quello lì, anche... Potrebbe fare in un 4-2-3-1, potrebbe anche fare il vertice del centrocampo dietro a Higuain, perché no? Potrebbe ha i colpi per poterlo come fare. Come lo vedi Salvatore tu? Lo vedo meglio sull'esterno. Lo vedo meglio sull'esterno. Lui nasce nel Napoli, mezzala, poi Zeman a Foggia, lo inventa esterno e poi da lì insomma ha fatto un po' le sue fortune. Anche poi a Pescara, ma lui nasce mezzala, quindi non è, come dire, assurdo ipotizzare una cosa del genere. Fermo restando che io poi, qui invece ora mi rifaccio all'epoca del gettone telefonico, no? Che se un calciatore interpreta bene quel ruolo in quella zona del campo, meglio non inventarsi insomma, cose astruse, particolari, Antonio, e farlo giocare dove rende meglio. Nella fase centrale avanzata, poi i tecnici mi correggeranno, deve avere anche un minimo di contrasto e di solidità fisica, quindi sì, all'esterno voi dite così, per me si gioca a fare il centrale, gioca anche meglio, mi spiego anche tecnicamente, mi permetto di spiegarmi, non lo spiego a nessuno, ma lo spiego a me stesso. Intanto Insigne facendo il 4-2-3-1, giocando qua largo è costretto a venire anche a fare diagonale difensiva in non possesso di palla, si fa un sedere, se mi permettono gli amici a casa, grande così. E lui con il fisico che ha non può fare 90 minuti, non può fare 10-15 partite sempre con quel ritmo lì. Vero. Perché sul piano potenziale, a livello organico, non è il giocatore che fisicamente è un mostro che si può permettere di fare questa cosa. Per cui, giocando invece dietro il primo attaccante, è uno di qualità, in mezzo alle linee, salta l'uomo, fa l'1-2 con la punta, butta dentro anche l'esterno a sinistra e va anche in sovrapposizione. È più difficile, perché no? L'uomo. Se giochi invece come giocavo con Zeman, faceva il 4-3-3, dove aveva già un esterno basso a sinistra, teneva un altro esterno che lo copriva dietro, ti immagini che andava a nozze. Tant'è vero, ha fatto un grandissimo cambio. Se posso dire una cosa, come no? Io lo vedo d'esterno perché lui, qual è la sua dote migliore? Il dribbling. Sì, sì, ma io dico... Invece chi gioca di solito, chi gioca in questo schema di gioco, la dote migliore è l'inserimento, nel dribbling. Hai ragione, ma la chi domanda gioca era, dietro, può giocare? Giocavano con questo, è l'inserimento, non è il dribbling in zona centrale, è molto più difficile. Bravo. Perché ma c'è la domanda, una mucchiata. Molte volte invece sugli esterni ti trovano uno contro uno, sì, perché ti libera il gioco e ti trovano uno contro uno. Allora è più facile per certi giocatori, Mertens, Callejón, dribblarti, centrale, riga, è molto più difficile. È molto più difficile, perché lui rientra, ma rimane in una zona dove ci sono un sacco di giocatori. Ma devi giocare, lui senza palla. Hai ragione, la migliore, ma devi giocare sempre 60-70 minuti nella fase offensiva. Certo, devi giocare sempre là. Come ha giocato in Napoli il primo tempo, a metterli là dentro. E allora ok,
Ma siccome io Gianluca Vigliotti ogni tanto fa il trappolare, ma che trappolare? Ma scritto, allora c'è Vincenzo Zaleggi, può giocare qua, non lo so se è vero, io vi dico, ma scusami, te lo faccio leggere, scusa, ma non leggi Gianluca, che sta scritto qua, scusa, Vincenzo Zaleggi, signor Di Marzio, secondo la sua opinione Insigne può essere un rifinitore tra i quarti? Io ti ho risposto sì. E che cosa hai scritto qui? Ma che trappola? Ma che trappola? Quale trappola? Il discorso di Insigne, se lo allarghiamo, ci porta però ad una problematica che secondo me il Napoli si trascina dallo scorso anno, e le prossime partite soprattutto, ma in genere poi insomma il campionato, ci darà poi risposte in materia. Allora, io personalmente sono tra quelli, l'ho detto lo scorso anno a Number Two, lo ridico anche quest'anno, lo dico a maggior ragione dopo un 6-2, quindi per dimostrare quanto è la mia coerenza e credibilità rispetto a chi invece attacca Benitez o difende Benitez a seconda del risultato. Non è una premessa importante questa. Allora, io ho un'idea che il 4-2-3-1 sia fondamentale soprattutto per gli esterni offensivi, perché sono loro che ti cambiano il modulo e te lo migliorano in fase di non possesso, perché allineandosi alla metà campo, in fase di non possesso il 4-2-3-1 si declina in genere in un 4-1-1 o 4-4-2. Comunque sono i due esterni quelli che alla fine devono darti una mano. Perché se vedo giochi, gli occhi di Bagni e di Marzio mentre stai parlando. Se giochi con due mediani. Allora io riconosco questo peccato originale al Napoli, cioè sia Insigne sia Mertens e anche Callejon, secondo me non hanno, secondo me, le caratteristiche per poter interpretare il doppio ruolo, cioè la fase offensiva e il ripiego difensivo, o comunque non hanno la dinamicità per poterlo fare con costanza, cioè nel senso che lo possono fare una partita e è successo. Ma forse proprio per questo il Napoli soffre in fase difensiva, lo scorso anno, c'è la medicina. Lo scorso anno sento, scusate, la medicina di Bagni. Sì, volevo chiudere per dare dei riscontri a ciò che dico, perché sennò resta solo mera teoria. Lo scorso anno il Napoli molte partite le ha giocate bene, altre le ha giocate male. E spesso perché? Perché si è trovato in fase di non possesso, scoperto con solo due mediani che cercavano di arginare le folate delle cavalcate dei marchieri avversari. Qual era il motivo? Allora, torniamo alla partita di ieri. Sì. Queste folate, quei due giocatori esterni hanno lavorato solo in fase offensiva, giusto? Vero. La medicina è che col fraseggio tu fai accorciare la squadra, purtroppo una volta sempre il Verona, però. E con la Roma l'ha fatto molte volte altre non puoi sempre tenere palla. No, succede perché la medicina è il gioco di Benitez, che porti la squadra nella metà campo sempre, questa è l'idea di Benitez. Poi cosa fai? Una volta persa palla accorci verso il pallone, perciò non sei costretto a correre all'indietro. Quando è andato in difficoltà? Scusami, Ciro, un attimo. Ciro, quando è che è andato in difficoltà? Quando è che è andato in difficoltà? Sempre con le squadre piccole, perché il Parma, il tempo, quando recuperava il pallone nella loro metà campo, la squadra avversaria aveva il tempo di fare un passaggio pensante, cioè questi qui non avevano più il tempo di recuperare, di correre all'indietro, c'erano tutti gli spazi, c'erano due giocatori che dovevano coprire in orizzontale 65 metri. Il problema è quello, non esiste se tu riesci a imporre, perché l'idea di Benitez è imporre il proprio gioco, è di portare la squadra nella metà campo, una volta persa accorci e fai 5 metri. E quando l'altro ti riesce, perché magari vabbè, ma se non ti riesce, c'è in difficoltà come lo scorso anno. Devi avere una qualità tecnica. È successo a Dortmund, è successo parlando di squadre forti. Top. Allora, o il Dortmund dell'anno scorso è una squadra straordinaria. E a Torino con la Juve all'andata. Sì, sono state partite dove Napoli non ha giocato, e questo è un altro discorso. Non ha giocato, non era in campo. Voglio tornare un attimo, però come discorso tattico è quello, perché hai detto bene, gli esterni sono quelli che danno equilibrio, perché tornano indietro e fanno 4-4-1-1 e ci sta. Abbiamo ascoltato, però la medicina è quella, che vorrebbe Benitez, ma se no 38 Salvatore, partite, gli esterni. Hai ragione, non reggo. Salvatore, questa non solo è medicina, è anche una ricetta per andare in farmacia e comprare. Però resta il fatto, bisogna vedere qual è il paziente. Se gli va bene a quel paziente o gli fa male a quel paziente. Allora, se il Napoli avesse i difensori rapidi, che nei capovolgimenti di fronte, nelle ripartenze avversarie, sono rapidi e veloci, con i 40-50 metri che hanno lasciato alle spalle, di ripiegare ancora un'altra volta, intelligenti come linea difensiva, a stare tutti e quattro ad accorciare, allora hai perfettamente ragione
perché questa tu ci hai dato una lezione di calcio da Coverciano. È la verità, però dipende dagli uomini che tu c'hai in campo. Se tu c'hai i due difensori centrali come in Napoli, per me non lo può fare. Lo so, però se lo spazio lo crei a centrocampo, dopo ti trovi in discorso interessantissimo, anche quando vai ad attaccare. Ma non a caso abbiamo preso, ragazzi, il gol. Discorso interessantissimo, voglio andare un attimo oltre, vado da Antonio Corbo, a questa partita di mercoledì, abbiamo detto importantissima con l'Atalanta, secondo me spartiacque fondamentale per potersi rilanciare in campionato. Ma la grande attesa è ovviamente rivolta a sabato, alle 15 ci gioca Napoli-Roma. Ovviamente su Napoli-Roma ci sono scritti fiumi di inchiostro, se ne parlano tantissime, ma una delle notizie che è arrivata ultimamente è che la Roma vorrebbe venire, caro Salvatore, direttamente a Napoli, allo stadio, in aereo o direttamente allo stadio, non si sa dove va a alloggiare. Insomma, Antonio, mi affido un attimo alla tua esperienza e poi sento anche gli altri, ma si può già caricare in questa maniera? Ricordiamo che, così come è capitato con il Verona, neanche i tifosi della Roma potranno essere, per motivi di ordine pubblico, presenti al San Paolo, quindi si giocherà senza, con l'assenza della tifoseria ospite. Che cos'è questa, per il bravo Garcia comunicatore o per la società, già a mettere le mani avanti? Oggi ha parlato anche Baldissoni dicendo che invece non succederà niente, sarà una partita sicuramente, ma questa cosa che, cioè, Napoli-Roma in aereo? Possibile una cosa del genere? Allora, nascondere questa, i ritiri come succedeva nel 1221? Cioè che... Questa è una trovata da post borgata, perché sappiamo che poi a Roma non sempre si registra finezza di pensiero in alcuni strati. Allora, il modo migliore per rovinare questa partita è fare quello che sta facendo la Roma, creare un'attesa frenetica, suspense, di sospetto, di pregiudizio. Un grande club viene a Napoli, dice: noi andiamo nel solito albergo, veniamo col pullman, veniamo, perché ti devi fidare delle forze dell'ordine, perché sarà certamente anche una squadra modesta che viene a fare la partita amichevole scortata dalla polizia. Immagina quanta vigilanza ci sarà, quanta protezione per la Roma, ma è nei fatti. Se invece cominci a dare concretezza alle ombre, e anche segretezza, la segretezza, quella è una strategia. Devo dire che questo però rientra in una strategia infelice e sfortunata che ha probabilmente penalizzato la Roma finora. Tutte le volte che parla Garcia la Roma va male, perché una volta dice che deve stravincere il campionato sulla Juventus, l'altra volta il capitano deve essere rispettato quando parla. Alla fine la Juventus è stata favorita certamente in maniera accidentale dall'arbitro, ha vinto la partita, quindi ha vinto la partita, è stata favorita e ha fatto la figura della signora, della vecchia signora. La Roma ha perso i punti a Torino, ha continuato a perderli, si è smarrito Totti e Garcia continua a parlare come se fosse un personaggio, diciamo così, di borgata. E la Roma segue questa cultura di post borgata, che nei film è anche divertente, nella realtà e nel particolare momento di questo calcio è certamente censurabile. Anche perché sarà importante, voglio però seguire un filo, ci arrivo subito, Salvatore, perché torno anche al discorso che diceva Antonio. Questa è la strategia, l'ordine pubblico, l'attenzione è importante, però la Roma perde con la Juve, perde 7-1 col Bayern, fa 0-0 con la Sampdoria. Insomma, voglio dire, c'è anche adesso un aspetto tecnico sul quale credo che il Napoli possa investire, cioè possa crederci. Sì, dobbiamo fare una valutazione. Secondo me la partita della Juve l'abbiamo vista e rivista tutti, perciò abbiamo visto come è arrivato il risultato. La prestazione di Genova con la Sampdoria è una derivazione della partita, purtroppo, di qualche giorno prima del 7-1. Sì, perché io quest'anno è stata la peggior prestazione per meriti della Sampdoria, perché in quel campo si fa fatica a giocare, perché anche è un terreno non eccezionale, però non ha giocato da Roma. Prima l'aveva sempre fatto, perciò qualche cosa gli era rimasto del 7-1, perché hanno voluto giocare forse alla pari con una squadra che non è alla pari, e non è alla pari forse con nessuna a livello europeo, forse a livello mondiale, e hanno peccato un po' di presunzione e hanno visto che c'è ancora una distanza, anche se erano andati sul campo inglese ed avevano fatto una grande prestazione. Io secondo me questa squadra riapre il discorso iniziato
nelle prime giornate di campionato, cioè ritrova quella qualità che ha nel DNA, cioè nei giocatori, nella rosa di questa squadra, perché è una squadra che può vincere assolutamente il campionato. Ha una partita relativamente semplice col Cesena, relativamente, perché ripeto, devi sempre giocarla. Gli può dare quella fiducia e arrivare a Napoli a più con 5 morale. Cioè dopo. Significa che vinciamo noi con l'Atalanta. Per onestà e per carità di patria, bisogna dire due cose. La prima, che sarà sicuramente sfuggita al mio amico Antonio, perché forse è ignaro, io occupandomi di Roma, Inter, Milan, facendo 60 gradi, ho saputo questa cosa. Allora, l'idea dell'aereo, e qui condivido l'idea di Antonio, assolutamente deprecabile per il messaggio che lancia, ci mancano solo i caschi blu dell'ONU, non è della Roma, ma è stata suggerita da alcuni esperti dell'ordine pubblico, del Viminale. Gli stessi che hanno organizzato la finale di Coppa Italia. E allora, arrivederci a tutti. Sono gli stessi esperti. E sai come mi sono espresso nei confronti di chi ha organizzato quella partita, quindi è inutile stare qui a ripetere. Non so che ci fanno quest'ora, perché siamo in chiusura. Fare un distinguo tra la Roma società e la Roma area tecnica, dal punto di vista delle dichiarazioni. Ho apprezzato moltissimo Pallotta dopo Juve-Roma e ho apprezzato anche le parole di oggi di Baldissoni. La Roma come società, come dirigente, è cresciuta anni luce rispetto a quella un po' borgatara della famiglia Sensi. Devo dire invece che è rimasta ancora borgatara dal punto di vista dell'area tecnica. Non ho apprezzato il violino di Garcia, perché è un grande allenatore, e lui è un grande allenatore. Io di Garcia posso solo parlare, io lo conoscevo poco, quest'anno ho avuto modo di apprezzarlo, è il vero top coach del campionato. Però devo dire che un grande allenatore non lascia, per un atteggiamento veramente deprecabile, anche istrionico, perché ha voluto fare il personaggio, la squadra in un momento del genere, una gara del genere. E non ho apprezzato, devo essere sincero, neanche le dichiarazioni post gara di Totti, perché se si partecipa a un campionato e si pensa che è truccato in partenza, ci si può tranquillamente ritirare tutti a casa. Come giustamente diceva Antonio, Rocchi ha sbagliato, però sono stati anzitutto errori commessi in buona fede, e tranne la prima topica, errori che, se siamo qui a mettere la moviola, siamo ancora a discutere se sono giusti o sbagliati. Quindi devo dire che quelle dichiarazioni di Totti non l'ho apprezzato. Per quanto invece riguarda la parte tecnica, ti dico due parole. Condivido ciò che ha detto Salvatore. La gara di Genova io la ritengo comunque positiva, perché pareggiare dopo un 7-1 sul campo da terza in classifica, su un campo che darà pochi punti, perché la Samp rispecchia tosta. Il proprio allenatore Mihalovic, non è una squadra che ti ruba l'occhio, però è una squadra da animus pugnanti, quelle che piacciono a me, grintose. La Roma, secondo me, col Cesena si fa una passeggiata di saluto, come ha fatto col Chievo mercoledì, e verrà a Napoli recuperando due calciatori che non giocheranno col Cesena, che sono mancati in questo periodo, che sono due giocatori secondo me importanti per gli schemi del mister, che sono Maicon e soprattutto Keita, un acquisto, quello sì, che forse qualche altra società avrebbe dovuto fare, visto che era parametro zero. Chiudo con Gianni Di Marzio, credo che faccia riposare Totti domani, mercoledì sera, allora, per tenerlo poi a Napoli. Abbiamo interrotto nessuno qua. Il prossimo scudetto sarà vinto, questa è una cosa alla quale io credo, dalla squadra che saprà gestire meglio l'assenza e non la presenza di Totti e Pirlo. È vero, bravo Antonio. Vai Gianni, in conclusione. No, io non devo concludere niente, no, esprimo il mio pensiero, certo, non posso permettere di concludere quello che ha detto Corbo e Ciro, che sono due giornali. Posso parlare di cose tecniche? Ma dopo il tuo intervento chiuderemo la trasmissione. Sto avvertendo che siamo in chiusura. Questa è la partita, come la interpreta il pubblico napoletano, anche principalmente in memoria di Ciro e nel nostro grande Ciro. Allora, questa è la grandissima occasione. È una grande occasione che noi dobbiamo dimostrare la nostra civiltà che abbiamo avuto negli anni, che abbiamo ereditato dalle dominazioni che abbiamo avuto noi a Napoli, l'intelligenza napoletana, e dobbiamo far sì che non si deve assolutamente dire che se Napoli ha battuto la Roma, perché questo è venuto a fare la guerra a Napoli con gli elmetti, i fucili, lasciamo stare agli altri, questo era un calcio di tanti anni fa, che andavamo sui campi, pure io con le altre categorie minori andavamo sui campi veramente con i pullman buttati a terra, ma finiamola, noi dobbiamo fare una partita di calcio, sdrammatizziamo,
cerchiamo di aiutare questi individui che vanno in campo, sperando che il Napoli faccia la stessa gara di ieri, ma noi dobbiamo giocare a calcio, quindi è l'occasione migliore veramente per onorare il ragazzo che sciaguratamente è venuto meno per lui e per la sua famiglia. Noi dobbiamo fare di tutto, dobbiamo mandare questi messaggi giù, che poi ci possa stare il cane sciolto, lo stupido, può buttare pietra, ma fateli scendere nel tunnel del San Paolo in Santa Pace, che non dicessero abbiamo avuto paura, hanno fatto questo, come fece la Juventus l'anno scorso quando venne all'Hotel Park, sì, e poi Marotta, ti ricordi, incominciò a dire, incominciò a fare, ma lasciamoli perdere, non ti curare di loro, siamo tranquilli. Siamo questo in mi permetto, mi dispia... non voglio fare il saggio, per me sono parole... da napoletano io farei così. Io sono tue parole, non so quanti che amici la gente condivido. A casa, la gente è una a casa... partita da vincere prima fuori dal campo ed è molto più importante. E poi anche in campo, visto che l'anno scorso, anche in campo. L'anno scorso l'abbiamo fatto già due volte, poi Coppa Italia e campionato, vuol dire il Napoli ha vinto. Sì. Saluto Massimo Di Mattia, Piero Di Santo, non riesco a leggere le vostre domande per Salvatore, per Di Marzio e per i nostri altri ospiti. Siamo in conclusione, anche stasera è andata ovviamente per la nostra... Ma lunedì incomincia questa trasmissione? Guarda, lunedì sera... Mi sembra che l'avevo messa in diretta. Lunedì sera... Ma lo stai bene dopo così? Dopo Napoli-Roma, lunedì sera... Sai che cosa mi aspettavo da te, che sei un trappolare? Che tu facevi vedere con la telecamera questo studio eccezionale che state preparando. Se no se lo copiano. Invece volete fare la ce sorpresa. Ce lo copiano. Invece vedremo lunedì, accenderemo le luci su questa spettacolare number two. Perché voglio sempre ricordarlo prima ovviamente della sigla, lo rifaremo ancora, faremo capire che come sempre la storia siamo noi, la storia è Canale 34, la storia è Salvatore Bagni, Gianni Di Marzio, Antonio Corbo, Ciro Venerato, Ciccio Marolda, tutti gli altri amici che ovviamente saranno con noi, le tantissime altre sorprese che vi allieteranno ovviamente per il resto della stagione sportiva qui a Canale 34. Salvatore ovviamente lunedì sera è qui con noi per parlare di questa partita, così come i nostri amici Corbo, Gianni, Ciro, che ringrazio di io essere io potrei stato. Andare come Fassina allo zoo. allo zoo veramente ci stanno i Quain e come si chiama? E Amsic, che stanno in gabbia, poverini, che devono uscire mercoledì per come vincere. Mi permetti di come stavolta no? Di posso dire una parola in chiusura? No, volevo dare un bel di gettoni telefonici a Antonio Corbo. Ah sì? Per telefonare. Perché tu ce l'hai ancora il gettone telefonico? Io spero di rivedere lo stesso Napoli che vidi all'Olimpico con quel signore lì in campo. 1-1 e Corbo che la raccontava in tribuna stampa. 1-1 e 9. Io ero in curva e fu una partita bellissima che il Napoli vinse e lì capimmo insomma che c'erano davvero i problemi per vincere lo scudetto. Però dal risultato io spero che questo Napoli, al di là del risultato, al di là della tecnica, prende esempio da quel Napoli, cioè una squadra che all'Olimpico... Come l'abbiamo vista ieri? 11 leoni. Come l'abbiamo vista ieri, come l'abbiamo vista ieri, come speriamo... La svolta della storia del Napoli fu quella partita. Io me la ricordo quella partita, 0-1. Perché? Perché il Napoli in settimana aveva indovinato l'acquisto. Ciccio Romano. Che debuttò. E fu purtroppo, anche se Allodi è stato bravissimo, la grande vittoria di Pierpaolo Marino su Allodi, che aveva già comprato Barbas da Lecce. È vero, pagò un miliardo più Raimondo Marino. E da allora in poi, dopo Ciccio Marino? Lì dopo Ciccio Romano, basta, il buio. Dopo Romano, no, io lo dico sempre quando è inizio un'altra trasmissione, però noi ci fermiamo qui. La storia siamo noi, la storia è Canale 34, è Number Two, le nostre produzioni che vi accompagneranno per il resto della stagione, così come ci hanno accompagnato per questi due lunedì. Li ringraziamo davvero di cuore perché avete apprezzato ovviamente l'intensità della grande discussione, il grande spessore di competenza, di professionalità e di grande passione di Salvatore Bagni, di Antonio Corbo, di Gianni Di Marzio e di Ciro Venerato. Ragazzi, un abbraccio. Prima mercoledì si alza la mano, che giuro che si fa la trasmissione. Giuro che si fa la trasmissione. La verità. Giuro che si fa la trasmissione. Ma no, ma dobbiamo vincere prima a Bergamo. Mercoledì dobbiamo vincere, non facciamo scherzi. Grazie a tutti, buon prosieguo, a prestissimo.